Dimmi un po', secondo te qual è l'allenamento full body più efficace di tutti? Ce ne sono moltissimi che prendono di mira quasi tutti i gruppi muscolari, ma nulla al mondo ti rinforza e ti dà energia più dei plank. Ho un'idea migliore, un bel giro di cinghia. Ma che vuoi tu? Basta dire che la ginnastica è un supplizio. Arr. Ok, amico, chiedo scusa. Dicevo, se pensi che fare plank significhi solo star lì fermo, beh, ti sbagli di grosso. Oggi ti spiegherò alcune varianti nell'eseguire i plank che renderanno il tuo allenamento ancora più completo. Cominciamo dalle basi parlando di cos'è un plank classico. Bisogna allungarsi a terra faccia in giù, tenendo su il busto, reggendosi sulle mani, le gambe e le punte dei piedi. Le mani vanno messe ben aperte a terra, più o meno perpendicolari alle spalle. Devi tenere le braccia tese e non allungare il collo. Devi tenere la testa ed il collo in linea retta con la schiena. L'intero corpo deve formare una linea retta dalla base del collo fino ai talloni per tutta la durata dell'esercizio. Resta così per 30 secondi. Ecco fatto! Perfetto! Un plank classico fa lavorare tutti i muscoli, in particolare schiena e addominali. Più ti allenerai, più ti verrà facile da fare, perciò nel tempo potrai aumentare la durata della posizione. Prima a 45 secondi, poi a 1 minuto e così via, fino ad un massimo di 2 minuti. Lo stesso vale per le altre varianti di plank che ti mostrerò in questo video, quindi prendi bene nota! Benissimo, adesso che hai imparato i fondamentali, andiamo ad aggiornare la tua cultura sul plank e tiriamo fuori un allenamento davvero di altro livello. 1. Plank con flessioni. Questa variante fa lavorare non soltanto addominali e schiena, ma sforza molto anche i bicipiti. In pratica è un mix di plank e flessioni, opportunamente modificato per renderlo facile anche per i principianti. Comincia in posizione di plank sui gomiti, gambe in su reggendoti sulle punte dei piedi, busto invece sorretto dai gomiti piegati a terra. Le mani vanno lasciate piatte sul pavimento, palmi in giù, e gli avambracci tesi pronti a scattare. Adesso tira su il braccio destro, mettendo il palmo della mano laddove prima c'era il gomito, perpendicolare alla spalla. Tirati su usando il braccio destro, poi ripeti lo stesso movimento con il sinistro. Ora sei in posizione di plank classico. Adesso fai tutto al rovescio. Abbassa prima l'avambraccio destro a terra e poi quello sinistro. Ripeti per 30 secondi, aumentando gradualmente man mano che migliorerai. 2. Plank alla Tom Cruise. Detto anche plank alla Spider-Man se preferisci. Qualunque sia il nome, questo esercizio è davvero completo per tutto il corpo. Spalle, braccia, polpacci, caviglie addominali. Si comincia in posizione di plank classico. Adesso comincia lentamente a divaricare mani e piedi verso l'esterno. Divaricali più che puoi, dopodiché abbassati con il corpo verso il pavimento, un po' come se stessi fluttuandoci sopra. Mantieni tesi i muscoli mentre tieni anche piegati i gomiti. Cerca di trattenere il naturale tremolio dei muscoli e resta in posizione per 30 secondi. 3. Plank laterale con tocco del piede. Questa è una variante ideale per spalle, braccia e fianchi. Comincia in posizione da plank laterale. Sdraiati su un fianco reggendoti sopra l'avambraccio sinistro con i piedi uno sopra l'altro. Adesso distendi il braccio destro verso l'alto. Adesso tira su la gamba destra cercando intanto di toccarti la punta del piede con le dita della mano che hai disteso verso l'alto. Mantieni la gamba tesa senza piegarla all'altezza del ginocchio e fai attenzione che il busto non si rilassi cercando appoggio sul pavimento. Resta così per 30 secondi, poi ripeti la stessa sequenza dall'altro lato con mano e gamba sinistra. 4. Plank laterale ginocchio-gomito. Sempre da posizione di plank laterale puoi provare anche questa variante un po' più difficile, che farà lavorare gli stessi fasci muscolari di prima più un altro ancora, i glutei. Dirai cosa? Beh, vedrai! Mettiti in posizione di plank laterale sul fianco sinistro e posiziona la mano destra dietro il collo, con il gomito rivolto verso l'alto. Adesso piega la gamba destra e cerca di far toccare il ginocchio e il gomito. Attenzione, anche qui non rilassare il busto, tieniti su. Continua così per 30 secondi, poi girati dall'altro lato e ripeti la stessa sequenza con il braccio e la gamba sinistra. 5. Plank alleggerito. Adesso tiriamo un attimo il fiato con questo esercizio, prima di darci dentro davvero di brutto.
Questa variante si concentra sulla schiena e le spalle. Comincia da posizione di plank classico e solleva il braccio destro e la gamba destra. Distendile simultaneamente verso destra e poi rimettile in posizione di partenza. E fai lo stesso con braccio e gamba sinistra. Attenzione ad eseguire tutto molto lentamente. Tieni basso il bacino e fai attenzione che il corpo vada a formare una perfetta linea retta. Come sempre, mantieni ogni posizione per 30 secondi. 6. Plank ad un braccio. Ti ho avvertito che ci avremmo dato dentro. Questo plank non è per i principianti, perciò non prendertela se vedi di non riuscire a reggerlo nemmeno per 30 secondi. Ma vedrai come ti farà lavorare i muscoli, specie le spalle. Comincia con plank sui gomiti e solleva il braccio sinistro da terra. Mettilo parallelo al corpo lungo il fianco, reggendoti soltanto sul braccio destro. Cerca di non tremare e non rilassare busto e bacino. Continua così per 30 secondi, o comunque più che puoi, e poi ripeti il tutto con l'altro braccio. Ricordati, mantenersi in forma è tutto. 7. Plank con balzi laterali. Ecco un esercizio fantastico per fianchi, glutei, polpacci, addominali e schiena. Funziona bene anche come attività cardio perché aumenta la frequenza cardiaca, il che non è mai un male quando ci si allena. Comincia sempre dalla posizione classica oppure, se preferisci, dalla posizione di plank sui gomiti. Tieni i piedi uniti e comincia a balzare da un lato all'altro spostando le gambe e tenendo però fermo il bacino. Devi mantenerti molto stabile aumentando l'ampiezza dei balzi appena te la senti. Non saltare troppo in alto? 30 secondi dovrebbero andare, ma se te la senti puoi continuare ancora un po' di più. 8. Plank fianco a fianco. Schiena, glutei e cosce ti ringrazieranno per questa durissima variante di plank. Grazie, grazie, eccetera, eccetera. Beh, non c'è di che. Comincia da posizione di plank sui gomiti e piega i fianchi di lato. Cerca di toccare terra con il fianco prima di tirarti su di nuovo, rimetterti dritto e piegarti di nuovo dall'altro lato. Tieni come sempre teso il resto del corpo e stavolta anche i piedi, mentre fai invece ruotare il bacino mantenendo tesi gli altri muscoli. Continua così per 30 secondi. 9. Plank con sollevamento delle gambe. Questo è un mix di plank e stretching che ti aiuterà ad evitare infortuni e ti darà maggiore resistenza per allenarti ancora meglio. I muscoli presi di mira stavolta sono i laterali obliqui, i glutei, i deltoidi e i lombari. In pratica tutti i muscoli laterali. Si comincia con plank sui gomiti. Tieni dritte le gambe e solleva quella di sinistra piegando soltanto il piede. Distendi più che puoi finché senti tesi i tendini e i glutei, ma attenzione a non esagerare. Se senti dolore o disagio, forse stai tirando troppo la corda. Abbassa la gamba a terra in posizione di partenza e ripeti il tutto con la destra. Continua per 30 secondi. 10. Plank con scivolata in avanti. Questo sembra semplice, ma che ti devo dire, sei già un asso del fitness, giusto? Questa variante farà lavorare polpacci, addominali e bicipiti. Ancora una volta si comincia con plank sui gomiti. Spingi tutto il corpo con la punta dei piedi in modo da scivolare in avanti, poi torna in posizione di partenza spingendo indietro gli avambracci. È molto importante non incurvare la schiena e non rilassare il corpo, specie gli addominali. Mantieni tutto teso. Continua così, avanti e indietro per 30 secondi. 11. Plank a passi incrociati. Ecco un'altra variante di plank che lavorerà anche come stretching, mentre al contempo rinforzerà i muscoli di busto e gambe. 2 o anche 3 piccioni con una fava. Si comincia stavolta in plank classico. Ora solleva la gamba sinistra, ruota il bacino verso destra e cerca di toccarti il ginocchio sinistro con il gomito destro. Sembra impossibile, lo so, ma se farai tutto correttamente vedrai che ti riuscirà facilmente. Ritorna poi in posizione di partenza e ripeti il tutto con gamba destra e braccio sinistro. Sempre per 30 secondi. 12. Plank PPT. PPT è una sigla che indica scatto pelvico posteriore, il che forse non ti avrà molto chiarito le idee. Quello che conta sapere è che questo esercizio è ideale per far lavorare al massimo tutti i tuoi muscoli, in particolare gli addominali. Comincia con plank sui gomiti. Devi sapere che questa variante non richiede alcun movimento.
Devi soltanto premere forte con gli avambracci e le punte dei piedi per terra, mentre al contempo poni più resistenza che puoi per mantenerti in posizione. Al tempo stesso tendi gli addominali più forte che puoi. Questa posizione potrai mantenerla per 10-15 secondi. Se avrai fatto tutto bene, sarà comunque difficile mantenerla più a lungo di così. Perciò rilassati e ricomincia per altri 10 secondi. Ottimo lavoro! Ehi, per oggi abbiamo finito! Scommetto che i tuoi muscoli urlano di dolore adesso, ma va bene così, d'altra parte il plank è un esercizio di resistenza e quello che abbiamo fatto oggi è davvero un gran lavoro. Ripeti la routine per 2 o 3 volte alla settimana e vedrai dei risultati straordinari già entro un mese. Conosci altre varianti per eseguire il plank che potremmo aggiungere? Fatti sentire nei commenti! Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un bel like al video e condividilo con i tuoi amici. Ma aspetta, non andare via! Abbiamo più di 2000 video interessanti pronti per te! Comincia scegliendone uno a destra o a sinistra, cliccaci sopra e buon divertimento! Ci vediamo su Il Lato Positivo!